Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in questo nuovissimo video di una categoria un po' particolare, diciamo. Ed è un po' che volevo portare questa tipologia di video, ditemi voi se vi può piacere. Ovvero delle piccole classifiche un po' particolari, un po' come mi vanno a me, insomma. Questa volta vi porto una classifica riguardante i Creeper. Chi è che non conosce i Creeper? Forse è uno dei mob più rompiscatole di Minecraft, forse. E stavolta volevo portare gli 8 creeper più epici delle mod di Minecraft. Cercando un po' di mod ho trovato 8 creeper bellissimi. A me ce ne sono anche di più, ma gli 8 più belli. E ho deciso di portarveli. Quindi, senza ulteriori indugi, vi lascio alla classifica, partendo dal numero 8. Per questa posizione, cioè l'ottavo posto, ci mettiamo il reverse creeper. Un creeper molto particolare. Guarda, ha la testa rovesciata, quindi è una cosa tremenda, quindi game mode 0 e vediamo insieme che cosa fa. Quando esplode non fa come il normale creeper, praticamente aia, ecco cosa fa. Molto molto simpatico, fatemi mettere in game mode, molto simpatico. Praticamente prende la zona di tella, di tella perché giapponese, e la gira. Guardate che figata, cioè non è che esplode, prende la zona di tella e la gira, non ha un senso logico, però mi piace moltissimo. E questo si merita, e per questo si merita l'ottavo posto in questa classifica. Per la settima posizione, ragazzi, vi porto un altro creeper, sempre dell'elemental creeper. Ce ne saranno parecchi di questi creeper, ovvero il creeper psichico. È un normalissimo creeper, solo che è viola. E la sua esplosione è molto particolare, ovvero madonna. No, 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 no. Ok, oddio, è paura. Praticamente quando esplode, grazie alla sua forza telecinetica, ti lancia in aria e muore di caduta, però 90%. Più ci stai lontano, più diciamo il volo sarà meno potente, molto semplicemente. Ma è talmente bella sta cosa che l'ho messo al settimo posto. Ragazzi, altro creeper, altra mod, ragazzi. Attenzione, per la mod ci siamo con l'acqua creeper. Guardate che bello, guardate che bello. È un creeper anche questo particolare, ovvero fa una cosa molto semplice: vive in acqua. Finché sta in acqua tutto ok, aspetta, da creative. Se è in acqua praticamente fa una bella esplosione, e la fa stando in acqua. Se esce fuori la fa anche lì, ma muore, molto semplicemente muore. Ma ha cagato da qualche parte. Vabbè ragazzi, per la quinta posizione ho provato un creeper che, guarda, esteticamente è uno dei miei preferiti, ovvero lo spider creeper. Guardate che bello, guardate che figata. Ed è anche questo, da un effetto molto particolare, ovvero esplodendo, aia porco, aia, da veleno e sputa ragnatele un po' dovunque. Guardate che bello, no, è bellissimo questa cosa, è veramente bello. Il problema è il veleno, basta, è basta questo veleno. Ok, andiamo alla prossima posizione. Allora, per la quarta posizione, si avviciniamo al podio, abbiamo l'Illusion Creeper. Eccolo qua. È un creeper semplicissimo, l'unica cosa è una texture grigia. Ma guardate cosa succede se lo faccio incazzare. Ecco, non si è visto, non si è visto per niente. Aspettate che lo rifaccio. Ecco, eccolo qua. Quando mi vede, vabbè, si buga sotto terra, si moltiplica. Moltiplicandosi crea dei creeper finti, e solo uno di questi quattro è veri. Quindi devi stare attento ad ammazzare quello vero, se no è un problema. Il fatto che non riesce a riconoscere i denti, eccolo. Questo era quello vero. E pensate, è solo al quarto posto, quindi direi basta ciancicche e iniziamo col podio. E iniziamo dalla posizione di bronzo. Ragazzi, per la posizione di bronzo ho avuto in mente un'altra mod totalmente diversa dall'Elemental Creeper. Questa mod, pronunciarla non lo so, ma praticamente è il Laser Creeper. Guardate che figata! Un creeper armato di pistole laser che cavalca un T-Rex meccanico. Ok, cioè si merita il bronzo assolutamente questo creeper. Forse è uno tra i più belli che abbia mai visto. Non lo vorrei affrontare, ma lo devo affrontare tanto per... Ecco, ma porco! No, e vabbè, ciao! Vedete, si vede... Ecco, ha sparato dei raggi laser. Ok, questo creeper è un po' brutto da incontrare la sera, direi. Spero di non incontrarlo. Ragazzi... Per la seconda posizione ho preparato un creeper... C'è ancora il T-Rex, allora. Ho preparato forse il creeper più epico di tutti. Ed è il secondo posto, la medaglia d'argento. Ed eccolo qua, il Big Bad Creeper. Il creeper gigante. Madonna, che voce stridula. E guarda cosa succede se
Esplodi, ma esplodi piano. Esplodi piano. Botta praticamente facendosi esplodere. Spawna tutti gli altri creeper dell'Elementar Creeper. Quindi si spera anche questo di non incontrarlo mai in una serata buia. Perché se va ad esplodere miracolosamente, come è successo a me, sopravvivi. Oh cazzo, questo è il creeper della prossima posizione. Lo vediamo forse in diretta? No, ce ne sono troppi. Via, 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 via. Ok, ho dovuto fare un attimo velocemente perché veramente... Quello è un altro effetto di un altro creeper dell'aluminite. È carino, ma non, assolutamente non entra in questa classifica. Il creeper che vedremo adesso è il creeper che si era mezzo spoilerato prima. Ovvero il creeper all'idrogeno. Ok, è un testo di un normale, forse un po' più scura. Ma guardate cosa sulla pancia. Cazzarola, cioè, può essere leggermente pericoloso, forse, col simbolo atomico. Vediamo, spero di mettermi velocissimamente. Non ce l'ho fatta, direi. Torniamoci velocemente, che devo... Ma vaffanculo, in mode 1. Abbiamo, non so scrivere. Guardate lì. Guardate che buco della Madonna che ha creato. Guarda, cioè veramente, guardate che buco. Un creeper. Guardate che schifo. Guardate che brutta roba che ha creato. No, sinceramente, questo è il creeper più devastante di tutti. Per quello si merita la prima posizione. Forse esteticamente se la prendi più il Dino Creeper, perché esteticamente è stato veramente figo. Bene ragazzi, spero che questa tipologia di video possa esservi piaciuta. In mente altre piccole top personalissime a seconda dei miei gusti. Magari c'entro gli scheletri, villager, blocchi particolari, tipi di dimensioni. Può essere qualsiasi cosa ragazzi, ho in mente un casino di idee. Spero che vi possa essere piaciuto questo video. Vi ricordo di lasciare il pollice se vi è piaciuto questo video. Vi ricordo se non lasciate la solo piaciuto questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque, anche al cesso mi raccomando. E niente, per il momento direi che possiamo dire che è finita. E che per di qua, e che per di là. Ma guarda che cosa ti fa. Ma forse il più classico di tutti è il più bello. Un po'. Questo è il creeper classico. Guardate un po' la sua sommità del creeper. Sembra un... Oddio, ho creato il creeper angelo.